vuole filmare, golpi mutilati, golpi mutilati vuole filmare. Non si muove da questo, non è la testa. La paura? La paura, guardi, sarebbe assurdo sostenere che paura non se ne prova. Ci sono dei momenti in cui la paura si prova. L'importante è che assieme alla paura ci sia il coraggio. Questo è quello che accadeva a Palermo 20 anni fa, era il 19 luglio del 1992. Oggi il Presidente della Repubblica, nel messaggio inviato alla commemorazione promossa proprio dall'Associazione Nazionale Magistrati a Palermo, ha detto: chi ha inquinato la ricostruzione della vicenda giudiziaria sulla strage di Via D'Amelio che costò la vita a Paolo Borsellino deve essere punito perché si giunga alla rivelazione degli errori. La contraffazione della verità è stata un'umiliazione per tutti noi che rappresentiamo lo Stato democratico, ha detto ancora Napolitano. Si sta lavorando, si deve lavorare senza sosta e senza remore per la sanzione di errori ed infamie che hanno inquinato la ricostruzione della strage di Via D'Amelio. Il Capo dello Stato ha sempre agito con linearità, imparzialità e severità, ha detto ancora Napolitano, riferendosi alle indagini sulla mafia e sulla presunta trattativa con lo Stato. Su ciò deve vegliare, tra gli altri, il Presidente della Repubblica, cui spetta presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura, e deve farlo, come in questi anni ha sempre fatto, con linearità, imparzialità e severità. E inevitabilmente si torna a parlare del caso intercettazioni telefoniche, che riguarda anche il Capo dello Stato. Tutto nasce dalla conversazione tra Mancino e il consulente, tra allora Ministro Mancino e il consulente del Quirinale D'Ambrosio, mentre la Procura di Palermo indagava proprio sulle presunte trattative Stato-mafia. Noi questa sera ripartiremo da qui con i nostri ospiti, che vi presento subito. Sono Marzio Breda del Corriere della Sera, bentornato, buonasera. Buonasera a voi. E grazie per essere con noi, quirinalista del Corriere della Sera. L'onorevole D'Antoni, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Breda, intanto, un ricordo di quel 19 luglio di 20 anni fa. Mi hai raccontato pochi istanti fa che tu arrivasti la sera a Palermo. Sì, arrivai la sera da Venezia, dove ero in vacanza, diciamo. Arrivai verso le 10 e insomma era una cosa tremendamente angosciosa. E assistevo al recupero degli ultimi resti. Tornavi in Sicilia un mese dopo, capace? Ero stato per un mese appunto anche a seguire il post Falcone, insomma. Altra cosa di grandissimo impatto emotivo e di grande angoscia, così. Ma la cosa che il ricordo più forte che ho, che mi colpiva di più, è questo: ai funerali di Borsellino, avremmo dovuto capirlo forse in tanti, Borsellino, la famiglia non volle funerali di Stato. I funerali di Stato furono per gli uomini delle scorte. La famiglia Borsellino fece il proprio funerale nella chiesa del quartiere, in forma privata. Ed era una, come dire, quasi una denuncia, se vogliamo, indiretta di non fiducia nello Stato, perché così fu. E fu una cosa veramente angosciosa, perché da un lato c'era il contraltare e il funerale degli agenti di scorta con una rabbia, Palermo che esplodeva, il Duomo circondato, e ciò nonostante la rabbia fu fortissima. Spintoni, calci al capo della polizia, anche all'allora Presidente della Repubblica, da pochissimo nominato, che era Scalfaro. E invece l'altro funerale con Caponnetto, che tenne un'orazione funebre, parlò Caponnetto come uno statista, e Scalfaro e l'ex Presidente Cossiga tra il pubblico, ed era appunto, aveva un po' il sapore di una denuncia di gente che non aveva fiducia nello Stato. Poi adesso i fatti ci dimostrano che avevano delle buone ragioni. Certo, allora intanto diamo il benvenuto anche al direttore di REF, Gian Maria Monti. Grazie. Buonasera Gian Maria, grazie per aver accettato il nostro invito. Anche tu eri a Palermo in quei giorni? Sì, io lavoravo a Italia Radio, che era la radio nazionale del PC prima e del PDS dopo. E mi mandarono a Palermo prima a Capaci il giorno dopo e poi a Via D'Amelio il giorno dopo. La strage ho assistito anche io, come raccontavo appunto, ai funerali. Ricordo la rabbia delle scorte, era violentissima, c'era grandissima paura, perché c'era stata già una tensione fortissima durante i funerali di Giovanni Falcone, della moglie della scorta, e poi esplose quella rabbia in maniera anche fisica. Sì. Il giorno del funerale, io ricordo, stavo dentro la chiesa nel Duomo quando molti poliziotti delle scorte cominciarono a
come dico, a gridare e alzarono le mani. C'era il presidente della Repubblica neoeletto, appunto Luigi Scalfaro, che fu protetto fisicamente dall'allora capo della polizia Vincenzo Parisi. Fu un momento di tensione altissima. Qualche mese fa, per il giornale che dirigo, per Left, io sentii al telefono Agnese Borsellino, che stava male, sta male ancora adesso, e che ha sempre tenuto una posizione di grandissimo riserbo su tutta... non ha mai parlato praticamente. Io l'avevo conosciuta a Palermo lo scorso anno, in situazioni pubbliche, poi insomma ci eravamo sentiti. Riuscì a parlarle, mi raccontò delle cose e io le chiesi, facendo questo mestiere, posso scriverle? Mi dice, assolutamente, mi farebbe piacere che venisse fuori. Fece un'intervista, appunto, data solo un'intervista, e lei mi raccontò, appunto, che in quei giorni Cossiga le disse: guardi che l'omicidio di suo marito, l'attentato a suo marito, fu la soglia quasi di un colpo di Stato. C'era una situazione, uso esattamente queste parole, ci fece il titolo su questo, perché la situazione era altissima, era fortissima. Non fu, nelle parole di Cossiga, che Agnese Borsellino mi ha riferito, era chiarissimo, non fu una vicenda legata soltanto a Cosa Nostra, c'era qualcosa d'altro che si stava muovendo in quei giorni. Io una cosa che detesto professionalmente è la dietrologia, cioè pensare che dietro a un fatto c'è sempre le forze oscure della reazione, come si diceva un tempo. Però non c'è dubbio che in quella stagione del 92, quando le inchieste su Mani Pulite è partite il 17 febbraio, l'omicidio prima di Ignazio Salvo, poi di Giovanni Falcone, poi di Paolo Borsellino e poi di Lima, dei fratelli di Salvo, Ignazio Salvo, erano il compimento di qualcosa che stava accadendo. Infatti, quando assassinarono Salvo Lima, che fu il primo di questi delitti, Falcone disse: adesso può venire giù tutto, adesso può accadere qualunque cosa, perché era un segnale forte, era un segnale che la mafia non aveva mai dato in quei termini, perché era un uomo di cerniera Salvo Lima. E infatti quello che è accaduto in quei giorni è ancora oggi oggetto di indagine e di chiarimento, perché non è chiaro quello che è accaduto. Certo, onorevole D'Antoni, lei che ricorda di quel periodo? Beh, diciamo che io ero segretario generale della CISL in quel periodo, che è un periodo complessivamente molto delicato per la vita civile, diciamo, per la vita democratica, per la vita economica, insomma, si può paragonare al periodo di crisi che stiamo attraversando in questo momento sul piano economico e sociale, magari con qualche prospettiva di uscita di più in quell'epoca rispetto ad oggi, però nel pieno, appunto, della vicenda di Tangentopoli e nel pieno quindi di una crisi politica col crollo dei partiti tradizionali, di una crisi morale, di una crisi economico-sociale, diciamo. Quindi eravamo dentro una vicenda veramente pesante. Noi reagimmo molto, molto forte, diciamo, nel senso che ci fu una vera... ora c'è tutta questa vicenda, le parole del Capo dello Stato credo che siano... Adesso poi ne parleremo. Esatto, illuminanti, però insieme a questa parte, diciamo, che giustamente veniva sottolineata, negativa, ci fu una cosa molto molto positiva, cioè una vera e nuova, dal mio punto di vista, ribellione della società, sia in Sicilia sia fuori dalla Sicilia. Cioè noi facemmo una manifestazione a metà di giugno, proprio una manifestazione nazionale a Palermo, a Piazza Politeama, diciamo che era una condanna alla strage di Falcone e della sua scorta, e contemporaneamente, appunto, una grande richiesta di mobilitazione dello Stato nella lotta alla mafia e a fare giustizia, e abbiamo avuto una risposta senza precedenti, sia da parte dei siciliani, diciamo, non se l'aspettava nessuno, rispetto alle normali manifestazioni di questo tipo, sia da parte della venuta di persone da fuori, che fu il primo, io credo, vero elemento che poi porterà lo Stato. Paradossalmente siamo diciamo dentro una vicenda ai limiti del colpo di Stato, ma contemporaneamente questa ribellione della società poi spinge lo Stato a fare nei confronti della lotta alla mafia quello che non aveva fatto nei 20 anni precedenti. Cioè siamo dentro una contraddizione incredibile, perché poi lo Stato nell'anno successivo, dalla strage di Falcone e Borsellino
alla, come dire, al 93, trattativo, non tocca a me, diciamo, ci pensano i magistrati, però ebbe una reazione incredibile dal punto di vista della lotta alla mafia, perché furono presi molti latitanti, iniziò veramente una nuova fase, e questo perché insieme allo Stato che ripresa la sua iniziativa ci fu questa grande presa di coscienza della società, di giovani, di meno giovani, di lavoratori, cioè una cosa che io personalmente, che avevo fatto il sindacalista prima in Sicilia, poi a livello nazionale, non avevo mai visto, una cosa veramente forte. Un po' si può paragonare, diciamo, alla stagione della, diciamo, le Brigate Rosse raggiungono il loro apice col sequestro e l'uccisione di Moro, e da quel momento inizia la vera lotta alle Brigate Rosse, e da quel momento inizia la fine delle Brigate Rosse. Qui purtroppo non è iniziata la e le Brigate Rosse sono finite, tranne poi schegge successive. Mentre qui purtroppo, diciamo, secondo me siamo arrivati vicini alla fine di tutta la criminalità organizzata, mafia, eccetera, cioè poi è successo quello che è successo, non ci siamo riusciti ancora. Come dire, proseguiamo questa lotta. Il giudice Caselli ha detto lotta. In un libro che poi ha scritto, se non ricordo male, Le due guerre, che mentre con il terrorismo si è riusciti a vincere, sì, perché lo Stato lo voleva, sì, dice con la mafia non è stato possibile, ha detto ci siamo fermati, tanto per usare un paragone, sul dischetto, ai calci di rigore, dice avevamo la possibilità, sì, di mettere la palla in rete, invece lo io credo che qualcuno questo, non ha in voluto. Quella stagione sia proprio vero, diciamo, quell'anno fu un anno da questo punto di vista eccezionale. Proseguirono poi i vari attentati da Roma a Firenze, poi non si capì Milano. Bene se di Milano, se di origine mafioso o no, però contemporaneamente lo Stato portò a casa risultati incredibili. Importanti. Allora io vorrei intanto far vedere che cosa Borsellino disse qualche giorno proprio prima dell'attentato di Via D'Amelio, descrivendo quel clima e parlando della politica, di un pezzo della politica italiana. Vediamo insieme le immagini. Rischio concreto di rimanere travolti da una situazione di giorno in giorno sempre più difficile e drammatica. Se il governo e il Parlamento continueranno a emanare, con riferimento alla questione giustizia, provvedimenti disorganici destinati a durare poco nel tempo, a non risolvere la situazione, cito l'ultimo esempio, quello di un decreto legge che doveva profondamente incidere su alcune disfunzioni che erano state segnalate e che è durato appena un mese, perché dopo un mese il Parlamento non è riuscito neanche ad approvarlo, tant'è che il governo è stato costretto a ripresentarlo nuovamente. Se si continuerà a operare così, senza affrontare un piano globale per la giustizia, con gli corrispondenti interventi finanziari che dovrebbero arrivare almeno al 3% del bilancio nazionale, è chiaro che la situazione continuerà a diventare sempre più incontrollabile. I giudici continueranno a lavorare, a sovraesporsi e in alcuni casi a fare la fine di Rosario Livatino come tanti altri. I politici appariranno ai funerali proclamando unità di intenti per risolvere questo problema, e dopo pochi mesi saremo sempre punti da capo. Questa accadeva circa 2 settimane prima della strage di Via D'Amelio. Monti, ce l'aveva con qualcuno in particolare, Borsellino? Guarda, io ho seguito il lavoro di Borsellino allora e poi l'ho seguito dopo. E non conoscevo questa intervista e mi stupisce che Paolo Borsellino abbia parlato in questi termini della politica, perché lui non è mai entrato in interviste direttamente dentro le vicende politiche. Era un anno molto complicato, quello ricordato D'Antoni, ma ricordiamo anche che è un anno di una crisi economica spaventosa, è un anno la massima nuova da 70.000 miliardi, 93 mila miliardi, fatta da sarebbero 45 di oggi miliardi. La situazione tesissima, appunto, le inchieste, cioè il paese era sull'orlo di un cambiamento profondo che poi è avvenuto, e la transizione, io credo che D'Antoni abbia ragione, la transizione è stata accompagnata anche da una reazione popolare, democratica, fortissima. Guarda, Rita Borsellino, scrivendo l'introduzione di un libro, una testimonianza che mi ha fatto, un libro fatto proprio su Falcone e Borsellino e sulla loro solitudine, a un certo punto scrive in un passaggio, Borsellino aveva anche dei tratti di ingenuità, tant'è che quando, durante il maxi processo, dice a Falcone, Giovanni, vedi, la gente è con noi, stanno dalla nostra parte, Falcone era molto più anche cinico da questo punto di vista, disse, no Paolo, stanno alla finestra a vedere come finisce la corrida. Questa è una battuta che Rita Borsellino mi riferisce, riferita agli anni 80, quando c'era il maxi processo, la diretta televisiva, gli attacchi
terrificanti su quel maxi processo, non bisogna dimenticarlo. Invece nel 92, dopo le stragi, la reazione non era di chi stava alla finestra a guardare la corrida, era di chi voleva scendere in piazza, voleva sporcarsi le mani. Io mi ricordo le lenzuola bianche su cui molto si è ironizzato, i movimenti, le lenzuola. Invece fu quella una reazione così forte che mise paura. Io credo che se c'è stata, e temo che ci sia stata, la famosa trattativa col papello, poi chi fosse coinvolto in questa vicenda saranno i magistrati a capirlo e a stabilirlo processualmente, i giudici dopo, ma se c'è stata, è stata perché la mafia si è trovata davanti una reazione, un muro che prima non aveva mai avuto, una perdita di consenso enorme che prima non aveva, e ha trovato nelle istituzioni un muro altrettanto forte. A quel punto ha cercato di inserirsi in quel muro. Io credo che ci sia stato, che sia avvenuto quello, se la trattativa c'è stata, si è inserita in quel muro, ha trovato una faglia e ha cercato di infilarsi. In che modo, in che termini, ottenendo che cosa, questo non è dato a sapere per ora. Lo scopriamo e cercheremo di capirlo. Ma la reazione che ha avuto il paese, D'Antoni citava le Brigate Rosse. Le Brigate Rosse sono morte nel 79, appunto, col sequestro Moro, perché quello è stato uno spartiacque anche al loro interno. Il sequestro Moro spaccò le stesse Brigate Rosse, spaccò l'anima del movimento eversivo, della versione rossa, gli tagliò completamente il consenso, ma quello credo che l'abbia tagliato già l'omicidio di Guido Rossa, il consenso delle Brigate Rosse. Però l'omicidio Moro sicuramente fu quello spartiacque. Lo Stato non reagì. Col sequestro Moro reagì. Esatto. Si trovò davanti un muro, ci fu la crepa all'interno delle stesse Brigate Rosse e venne tutto. Nel 92 noi eravamo un passo, Caselli ha ragione su questo. Aver consentito che in quella crepa si infilasse qualcosa e il vertice di Cosa Nostra riuscisse a intavolare una discussione con lo Stato, una trattativa da pari a pari. D'Antoni si ricorda, la discussione sulle Brigate Rosse non si tratta con le Brigate Rosse, altrimenti lì si riconosce. Se hanno fatto quello con il vertice di Cosa Nostra, hanno fatto una cosa che non dovevano fare, perché non fu fatta nel 79 con Moro in mano, non bisognava farla allora, se ci fu una trattativa. Certo. Breda, veniamo alle telefonate che riguardano il capo dello Stato Napolitano e l'allora ministro Mancino. Intanto la prima cosa che ti chiedo è se ha fatto bene o male Napolitano a sollevare questo conflitto d'attribuzione, quindi rivolgendosi alla Consulta. La questione è un po' opinabile, nel senso che il Presidente ha ritenuto di sollevare una questione di principio più che un'autodifesa personale, così almeno viene motivata al Quirinale. È chiaro che, essendo un politico di lungo corso, a Napolitano certamente non sfuggiva nel momento in cui ha deciso. Io so che ci ha impiegato 10 giorni, la cosa è durata una decina di giorni, l'analisi sul cosa fare. E prima di passare a questo atto formale, cioè firmare il decreto con cui si affidava all'Avvocatura dello Stato di sollevare il conflitto di attribuzioni, l'Avvocato dello Stato ha tentato, non chiamiamolo una mediazione, ha tentato di sondare la Procura di Palermo per capire quali intenzioni avessero in relazione a queste bobine e a queste trascrizioni. Visto che ha trovato un muro, perché poi Messineo e gli altri magistrati hanno risposto con note scritte sui giornali, a quel punto al Presidente non è rimasta che questa cosa. È chiaro che Napolitano è troppo un politico consumato per non rendersi conto che la campagna, che era già cominciata circa un mese prima sulle pagine del Fatto Quotidiano, ma anche poi per bocca, per l'appunto, di Pietro e di qualche altro gregario che si metteva in scia, è chiaro che avrà messo in conto che questo tipo di mossa, questa sfida che ha fatto il Presidente, avrebbe dato luogo, avrebbe rinnovato, insomma è un po' opinabile, perché infatti la questione come se la cavano gli accusatori del Quirinale in questi giorni, dicendo se non c'è nulla di... Per quale motivo non rende il tutto pubblico? Perché lui stesso non risolve il problema rendendole pubbliche. Cioè viene letta come un'ammissione di colpevolezza questa roba, in qualche viene modo. Letta così, viene letta da questo fronte, sì, da questo gruppo, che è poi un modo anche per provocare, insomma. Napolitano pone un problema più generale, insomma, ovviamente si tiene sul piano dei principi, però colpisce che anche a Palermo e non in ambienti giudiziari, in Groia, la Procura, Messineo, eccetera, eccetera, oppure in ambienti politici, ma per esempio nella stessa famiglia
Borsellino, cioè hanno reagito molto male il fratello di Borsellino, la sorella di Borsellino e la stessa moglie di Borsellino, Agnese, la quale appunto, come giustamente ricordava Monti, non è una che si esprimeva, stava, ha vissuto con grande riservo, chiusa, insomma. Quindi e purtroppo la partita, anche se c'è da pensare che la Corte Costituzionale si sforzerà di svelare. I tempi quali sono più o meno? I tempi sono abbastanza lunghi, perché c'è tutta si la pausa estiva. Si parla di 8-9 mesi all'incirca, vero? Insomma, si vedrà. Prima la Corte deve decidere sull'ammissibilità di questa, poi deve entrare e decidere nel merito. Diciamo pure che si verrà all'inverno. A questo punto si diciamo nel semestre bianco del Presidente della Repubblica, che è il periodo nel quale si affievolisce anche il suo stesso potere. E quindi, insomma, in realtà poi, diciamo le cose come stanno, si attacca Napolitano per attaccare per interposta persona Monti e questo governo. Se non che è un esercizio molto pericoloso, temerario, perché qui si gioca con le istituzioni. Ora i giudici di Palermo, Messinero in particolare l'ha detto ancora ieri, si dichiarano convinti, ovviamente, cioè che la trattativa ci sia stata, e insomma secondo me non va escluso che anche una democrazia, anche una grande democrazia, possa, per cosiddetta ragion di Stato, avviare cose di questo genere. Insomma, voglio dire, lo sappiamo tutti che quando c'erano i sequestri di persone in Calabria andavano giù i servizi segreti a pagare i riscatti, perché c'era la signora Casella che si era incatenata davanti al municipio di Platì, e era una cosa che ormai plateale su tutti i giornali del mondo, bisognava risolverla. Era un tipo di negoziato, lo stesso negoziato ci fu, diciamo pure, con le Brigate Rosse per smantellarle dall'interno. Certe trattative fatte dalla squadra di Dalla Chiesa con i primi pentiti, penso a Pecci, avevano questo tipo di caratteristica, per cui io non mi sentirei di escludere totalmente che pezzi dello Stato, più o meno all'insaputa di altre istituzioni, possano aver cercato di, come dire, mitigare l'impatto emotivo che aveva in quelle ore la questione mafia, insomma, non mi sentirei di escludere. E devo dire che ci sono molti indizi proprio delle ultimi giorni, delle ultime settimane di vita di Borsellino, che sembrano confermare questo, insomma. Va bene, D'Antoni, non le chiedo delle parole di Di Pietro, insomma, il Partito Democratico si è espresso piuttosto chiaramente su questo. Ha fatto bene Napolitano a rivolgersi alla consulta? A mio giudizio sì, e come ha detto lui, e io sono d'accordo con lui, non l'ha fatto per se stesso, ma l'ha fatto per l'istituzione che rappresenta, per quelli che verranno dopo. Cioè, io credo che c'è un problema di equilibrio tra i poteri dello Stato che è assolutamente da rispettare. Se qualcuno, per le ragioni anche le più nobili, viene meno a questo equilibrio, noi dobbiamo stare attentissimi. Siamo in una fase molto delicata della questione democratica nel nostro paese, e quindi io credo che chi ha la maggiore responsabilità di garantire alla Costituzione l'equilibrio tra i poteri, proprio per questa ragione deve essere ancora più inflessibile, diciamo, al di là di vicende personali, per cui veniva spiegato molto giustamente che non c'entra molto, diciamo, sia per i tempi sia per i modi. È proprio una questione invece che io ritengo di grande sensibilità istituzionale, e questi attacchi sono veramente sgradevoli oltre che sbagliati, perché mi dice solo se l'idea di una commissione d'inchiesta la convince, così come ha chiesto fra gli altri Di Pietro? Assolutamente no, perché la commissione d'inchiesta in questo momento strumentalizzerebbe politicamente quello che deve essere lasciato ai magistrati. Qui dobbiamo prendere atto che ci sono stati dei magistrati seri, quelli di Caltanissetta, che hanno sbugiardato un pentito, fatto, come dire, liberare 7 persone che erano state condannate all'ergastolo, perché hanno, come dire, messo in moto un meccanismo di nuova verità, di seria verità, di seria ricerca della verità.
Quello è il compito che debbono fare i magistrati e lo stanno facendo con grande serietà. Poi sulla questione della trattativa o non trattativa e delle eventuali valutazioni, diciamo, che i magistrati daranno, vedremo. Io sono convinto che in questo momento, ma non solo in questo momento, in generale, una commissione d'inchiesta servirebbe solo a fare strumentalizzazioni politiche di bassa lega, certo. Non servirebbero assolutamente a nulla, per come la vedo io. Monti, volevi aggiungere qualcosa sul discorso di Antonio? Perché poi è la domanda più semplice per te. Sì, non mi voglio aggiungere una cosa soltanto anche rispetto alle cose che diceva Marzio Breda, alla reazione della famiglia Borsellino, di Salvatore, ma anche e soprattutto di Rita e di Agnese. Ma io quello le rispetto, perché è un'altra dimensione. Sì, io credo che siano state generate da un equivoco che secondo me c'è ed è molto grande, cioè che l'intervento di Napolitano, la sollevazione del conflitto di attribuzione, abbia qualcosa a che fare con l'inchiesta sulla trattativa. No, sono due cose completamente diverse, anche perché mentre Mancino è in parte di quella vicenda, nel senso che lui era ministro all'epoca, per cui l'ha vissuto, Napolitano neanche lontanamente, non aveva nessun ruolo all'epoca. Eventualmente si sta discutendo sui suoi interventi, e quindi l'acquisizione di queste registrazioni, di queste conversazioni che avrebbe fatto con Mancino, ma adesso, in epoca recente. La sollevazione del conflitto di attribuzione e quindi davanti alla consulta non ferma l'inchiesta di Palermo. Quando il fatto titola, io il fatto sono anche degli amici che rispetto molto, dai quali arrivano sempre sollecitazioni molto belle e molto forti, ma quando il fatto titola il Quirinale arresta la procura di Palermo, fa, sapendo di farla, una cosa sbagliata, perché il Quirinale non ha fermato la procura di Palermo. Ci vorranno 8-9 mesi, si arriverà nel semestre bianco, ma si deciderà se la procura può non utilizzare quelle bobine, perché era escluso la stessa procura, non c'è niente di penalmente rilevante in quelle conversazioni eventualmente, ma se a disposizione delle parti possono eventualmente servire per altre indagini, per altre vicende, per altre cose. Napolitano solleva il conflitto di attribuzioni perché dice l'istituzione del Quirinale è fatta in un certo modo, regolata da certe leggi, non lo potete fare. La consulta deciderà se potevano o non si potevano farlo, ma l'inchiesta di Messineo, di Ingroia, di Matteo e tutti gli altri va avanti. Continua a camminare. No, sta arrivando alle conclusioni, poco decideranno se fare o no, ed eventualmente con chi, rinvia giudizio, è una questione di settimane. Forse certo, una cosa telegrafica, infatti va pur detto dalla parte di Napolitano che quando un sostituto procuratore di Palermo che si chiama Di Matteo e poi avallato da Messineo, procuratore capo, dice queste carte, queste bobine le teniamo noi, sono, beh, questa cosa allusiva ha un sapore, c'è poco da fare, di ricatto, di minaccia, è una cosa pendente che noi teniamo qui, la usiamo come ci pare. Francamente non poteva il Presidente della Repubblica non puoi essere messo nel tritacarne. La verità è che c'è, poi se uno legge i confronti dei vari costituzionalisti che si sono espressi, da Onida a tanti altri, Cordero, non c'è unanimità di pareri, perché c'è effettivamente una specie di vuoto normativo su questa cosa, è per questo che la consulta è bene si esprima. Però francamente con il massimo rispetto che ho per i magistrati e anche affetto, diciamo pure, e tanti amici ho tra i magistrati, non è possibile, e chiudo con questo cenno, che Loris D'Ambrosio, consigliere giuridico del Presidente della Repubblica, intercettato in 8 telefonate che gli fa Mancino in affanno, che chiedendogli soccorso, diciamo pure, D'Ambrosio ha chiesto alla Procura di Palermo gli atti che lo riguardano, cioè le trascrizioni delle telefonate, non gli sono state date, le ha dovute leggere sui giornali. Mi pare che non ci sia un rapporto se non quasi antagonistico, così come lo vive la Procura. Io posso capire che la Procura di Palermo è la più esposta d'Italia, vive la sensazione della trincea, noi sappiamo che Ingroia è stato una specie di pupillo per Borsellino, quindi forse c'è anche su di loro il senso di stare compiendo una missione, ma loro devono, secondo me, dovrebbero sapere che hanno la missione della giustizia, di far rispettare la legge, però devono sapersi anche fermare se è necessario. Certo. D'Antoni, allora, per riprendere le parole di Marzio Breda, Ingroia ha detto che siamo nell'anticamera della verità, guardando naturalmente l'inchiesta, la stessa impressione?
Beh, diciamo, a giudicare da quello che è uscito finora, no. Io spero che effettivamente a queste parole corrisponderanno poi le inchieste, le prove corrispondenti. Guardo, l'ho detto prima, con grande interesse ad una procura, quella di Caltanissetta, che ha fatto molto meno rumore, molto meno, come dire, propaganda, e che ha fatto una cosa che ha pochi precedenti rispetto alla ricerca della verità, cioè ha smentito una sentenza, ha rimesso in libertà degli innocenti in quel caso e ha riaperto la verità sulla strage di Borsellino. A me pare questo un elemento di prova formidabile di un modo come si fa a magistratura senza bisogno di ricercare le prime pagine. Ci sono invece dei protagonismi che cercano prime pagine, poi io mi aspetto anche, come tutti, che finalmente venga fatta verità su tutto, e quindi non proprio da questo punto di vista non c'è nessun atteggiamento di prudenza. Credo che però c'è un modo molto molto serio, diciamo, di affrontare questa fase, perché questa, insisto, è una fase molto molto delicata e non si può non stare attenti all'equilibrio tra le istituzioni, ai rischi della democrazia. Secondo me tutto questo viene sottovalutato in una fase in cui la crisi economica e sociale, proprio per paragonarci a quegli anni, certo non presenta oggi attacchi mafiosi né di altro tipo, però non c'è dubbio che presenta rischi di involuzione democratica molto molto forti, quindi bisogna stare molto attenti. Alla magistratura è un compito molto molto particolare. Domani, Breda, sarà il Quirinale, la cerimonia del ventaglio, chissà che il capo dello Stato non aggiunga dell'altro. Io penso che anche se il Presidente 3 giorni fa, insomma, ha confidato che d'ora in poi di questa faccenda non ne voglio più parlare, come quasi con disgusto, io lo capisco, però penso che, tra l'altro, perché incontinuano queste polemiche, questi attacchi anche veramente inverosimili e insopportabili, io penso che domani, provocato con garbo dai quirinalisti o dalla stampa parlamentare, io immagino che qualche cosa in più vorrà dirla, insomma. Non ti chiedo che cosa gli chiederai. Ma insomma, un pochino. No, vabbè, perfetto, lo scopriremo leggendoti. Monti, io volevo approfittare stasera della tua presenza perché, per ricordare che sabato in edicola con l'Unità ci sarà naturalmente Left, questa è la prima pagina che questa sera mostriamo ai nostri telespettatori, che è dedicata a vacanze low cost. Ma sì, abbiamo da ripensare. Visto che è la fine di luglio, abbiamo fatto una copertina la volta scorsa sui tagli alla sanità, la settimana precedente la copertina sui tagli alla RAI, la crisi degli ascolti, lì dentro ci sono poi anche cose piuttosto pesanti. Abbiamo detto facciamo una cosa un po' più... Meno ansiosa, il titolo non è amare. È vero che c'è il doppio senso, ma no, ma è questo, sono le vacanze al tempo della crisi. Noi abbiamo immaginato i due mondi contrapposti che sono questo paese, abbiamo immaginato come si può fare una vacanza con pochissimo con pochissimi soldi, e c'è un racconto di Paola Milenda molto divertente, molto bello, scritto in punta di penna tra l'altro, cioè come con pochi spiccioli si può fare una vacanza. E poi c'è il racconto invece fatto da un insider su St. Moritz, dove uno strudel può costare 150 euro. Quindi le altre vacanze. Dove un Angus può costare 400 euro per benissimo. Venite a Palermo. E c'è il racconto di questi due mondi contrapposti, dove St. Moritz non è Cortina, infatti lo racconta così, St. Moritz non è Cortina, cioè non ci sono i cacophonal, come li chiama Dago Spia. È un mondo dorato, molto come dire, molto chiuso, dove i ricchi si riconoscono tra di loro, si frequentano tra di loro. E la Guardia di Finanza non può andare. La loro paura, infatti, raccontano, è che dopo la visita della finanza a Cortina si spostino a sempre così. Però sono questi due mondi contrapposti che raccontiamo. Va bene, tanto per tornare al capitolo precedente, di Dell'Utri parliamo la prossima volta, Monti? Noi siamo qua, come dire. Anche va bene, allora al senatore Dell'Utri dedicheremo il prossimo approfondimento. Grazie a Gian Maria Monti, a Marzio Breda e all'onorevole D'Antoni per essere stati quest'oggi con noi. È tutto, una buona serata e a presto.